temo l'ora. Quindi saluto Stefano Marini di San Pellegrino, saluto Pasquale De Felice di Perfetti, Van Melle, Daniela Gazzini di Vivi Bistrò, Domingo Iudici di Pescaria, che non vedo, ah, eccolo, poi Dario Laurenzi di Laurenzi Consulting, naturalmente Daniele Antonelli di Casa Manfredi, un'altra azienda romana. Non abbiamo giocato in casa, la scelta è stata oculata, non abbiamo preferito Roma. E ovviamente saluto, spero di non aver dimenticato nessuno, Giulia Erba, che è qui alla mia sinistra, che ci presenterà alcune prime evidenze rispetto all'analisi che abbiamo fatto. Prima però di andare avanti, il titolo l'abbiamo visto, le strategie dei pubblici esercizi per la ripartenza. Non è questa data non l'abbiamo scelta pensando al 26 come data per la ripartenza, seppure parziale, con la riapertura dei locali soltanto all'aperto. È stata una data a cui pensavamo anzi di arrivare prima con la riapertura. Noi ce l'abbiamo messa tutte. A questo proposito vi voglio far fare un saluto dal direttore generale di FIPE, Roberto Caluggi, che in questi mesi si è speso tantissimo insieme al presidente Stoppani e credo a tutta la squadra della FIPE per tentare di, non dico di risolvere i problemi, perché i problemi sono troppi e non sono tutti risolvibili, ma almeno di attenuare l'impatto di questa crisi. Non abbiamo ancora raggiunto tutti i risultati, perché noi saremo contenti solo quando le aziende riapriranno, ma a questo punto lascio la parola a Roberto per un saluto. Taglio dei relatori e il numero anche di partecipanti, tra l'altro mi congratulo con tutti voi, perché registro dal numero dei partecipanti, dalle persone che si sono registrate, sono veramente tante, veramente una voglia di ripartenza, è una voglia di ripartenza che accomuna tutti noi. Oggi lo sguardo è verso il futuro, speriamo davvero un futuro prossimo. È stato un anno complicatissimo, veramente difficile, in cui faccio veramente fatica a trovare qualche aspetto positivo. Se ne posso trovare uno, forse ci voleva il Covid per far capire quanto la rete della ristorazione, dei pubblici esercizi in generale, sia fondamentale per tutta la catena agroalimentare italiana e per il sistema del turismo italiano. Noi, come dice Luciano, come ha detto bene Luciano prima di me, ce l'abbiamo messa tutta, ce la mettiamo tutta. Io uso sempre una metafora, forse un po' semplice, ma per rendere con immediatezza l'impegno della federazione, è un po' come se i nostri amici ristoratori stessero preparando il cenone di Capodanno da circa un anno e mezzo a questa parte. Lavoriamo 15-16 ore al giorno, senza sabati e senza domenica, con un unico obiettivo, quella di portare quante più risorse possibili, in un contesto complicatissimo come quello italiano, a questo settore che più di altri è stato penalizzato, ma soprattutto per dare una prospettiva di ripartenza e una rappresentazione matura e dignitosa di un comparto importante come quello rappresentato dalle 300.000 imprese e dal 1.200.000 lavoratori dei pubblici esercizi. Non dico altro se non il fatto che la FIPE è la casa di tutti voi. La FIPE è quanto di più inclusivo e quanto di più, veramente partecipativo possibile, e più stimoli, più voglia di partecipazione c'è da parte degli imprenditori di questo comparto, tanto più noi siamo felici e tanto più saremo desiderosi anche di mettere in piedi altri momenti di confronto come questi. Per cui buon lavoro Luciano, grazie. Grazie Roberto. Grazie per... Iniziamo. Sì, iniziamo. Spero di non aver dimenticato nessuno, non mi ricordo se ho citato Dario Laurenzi della Laurenzi Consulting, che è una persona che di ristorazione un po' ci capisce, diciamo così, perché la segue da tanti anni, è stato un innovatore da ristoratore e adesso continua il suo impegno al fianco di tante imprese. Da lui ci aspettiamo alcune indicazioni su quello che sta avvenendo in termini di cambiamento. Ho dimenticato di dire che siamo anche in diretta Facebook, perché siamo
troppi, anzi dobbiamo potenziare la piattaforma della FIFA perché non abbiamo capienza, quindi dobbiamo in qualche modo anche, abbiamo così gestito la cosa con la diretta Facebook, e andiamo subito al dunque. Allora io darei la parola immediatamente a Giulia per un passaggio su, su alcune, che mette così, tira fuori alcuni dati su, sulla, sul sentiment delle imprese, diciamo così. Vai Giulia. Buonasera a tutti, andrò brevemente a presentarvi un'indagine che abbiamo svolto su un campione di 1000 ristoranti e bar per capire come hanno affrontato questo 2020, ma soprattutto che prospettive vedono per i prossimi mesi, come si pongono verso il futuro. Quindi partiamo da diciamo il quadro di base, ovvero nel 2020 che cosa è accaduto? Oltre il 97% delle imprese finalmente ha dichiarato, scusate, una perdita di fatturato. Di queste, oltre quasi il 60% ha riscontrato una perdita che va oltre il 50%, e il 35,2% una perdita che si colloca tra il 10 e il 50%. Questo ovviamente trova riscontro sui dati pubblicati dall'Istat sul fatturato dei servizi di ristorazione, e secondo una nostra stima l'anno 2020 per i pubblici esercizi si è chiuso con una perdita di fatturato di circa 34 miliardi di euro, pari a un 36,3%. Quindi oggi qual è la situazione? La situazione è che il 75,8% delle aziende dichiara di essere parzialmente aperta. Ora, è chiaro che questo è un dato che risale a quando è stata svolta l'indagine, quindi le prime due settimane di marzo. Oggi la situazione è un po' cambiata perché tutta l'Italia si trova in una fascia arancione, fatta eccezione per tre regioni. Quindi il 75,8% ci diceva che era parzialmente aperta, il 22% che era chiusa ma prevedeva di riaprire, ma il dato preoccupante è quel 2% che ha chiuso e prevede di non riaprire. Quindi un 2% che si va ad aggiungere alle oltre 22.000 imprese che sono cessate nel 2020. Quindi è un dato preoccupante. Andando avanti, possiamo vedere che cosa, come hanno affrontato quest'anno le imprese, quali policy hanno adottato, quali strumenti hanno utilizzato per resistere o per adattarsi alle restrizioni a cui sono stati sottoposti. Il 38,4% ci ha detto che ha sfruttato al massimo gli spazi all'esterno e dehors. Questo è un dato importante che più avanti poi riprenderò. Il 35,8% ha proposto un menù dedicato per l'asporto e 3 imprese su 10 hanno introdotto il delivery, questo altro dato importante. Ma chi ha avuto la possibilità di sfruttare il dehors sono state solamente il 53,4% delle imprese, perché c'è ben oltre il 46% che non ha avuto questa possibilità. Del 53,4% c'è una parte che ha ampliato il dehors durante l'emergenza sanitaria e un 3,6% che l'ha proprio introdotta durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Però rimane il fatto che c'è quasi la metà dei pubblici esercizi che non può utilizzare spazi all'esterno, e oggi questo dato è particolarmente attuale perché dal 26 aprile sappiamo che ci sarà la possibilità di riaprire e di pranzare e cenare nei pubblici esercizi, ma solamente all'esterno, quindi in zona gialla. E quindi ci sarà tutta la quasi metà dei ristoratori che non potrà sfruttare questa possibilità. Oltretutto poi pensiamo che nei centri storici, poi diciamo, mi sembra che questo dato si aggrava ulteriormente, giusto? Perché le restrizioni sono i vincoli sono ancora più stringenti. Quindi, oltre, diciamo, ad aver dovuto modificare l'approccio, diciamo, al lavoro, si è modificato anche il rapporto con i clienti e con i fornitori. Vediamo come. Il 66,4% ci ha detto che le abitudini
dei consumatori sono profondamente cambiate. Perché? Perché, questo lo riprenderò più avanti, perché comunque ci sono state le restrizioni, non hanno potuto ovviamente pranzare o cenare fuori, ma si è instaurata anche una certa paura. E secondo il 57,9%, quindi 6 imprese su 10, i clienti manterranno queste nuove abitudini anche dopo che sarà terminata la pandemia, e quindi quando potremo riprendere una vita tra virgolette normale. E quindi il problema, dicevo appunto, il problema della sicurezza. 56% dice che il problema principale della modifica delle abitudini dei clienti è la sicurezza, e questo sicuramente è stato anche generato dall'immagine che i pubblici esercizi hanno ricevuto per via delle chiusure. Chiaramente è come se chiudendo si fosse voluto mettere l'accento che non sono posti sicuri, e questo chiaramente è quello che è stato percepito dai clienti, che oggi hanno paura di tornare. Quindi si è modificato l'approccio con i clienti, ma anche quello con i fornitori. In particolare gli imprenditori riscontrano un rallentamento nella frequenza dei rapporti con i fornitori, ma questo probabilmente è anche dovuto alla minore necessità di forniture, perché ovviamente essendo chiusi non c'è bisogno, o comunque c'è bisogno con meno frequenza di essere riforniti, dei tempi entro quali pagare i fornitori, o modifica orari di consegna e così via. Ma i tempi entro quali pagare i fornitori è un aspetto importante, perché un imprenditore su 4 ci dice che oggi i fornitori vogliono essere pagati alla consegna, e lo 0,9% addirittura in anticipo. Quindi questo dato è importante, perché andrà a incidere sicuramente anche con la necessità di liquidità delle imprese. E allora le imprese che cosa vedono nel proprio futuro? Effettueranno investimenti? Come gestiranno l'azienda? A oggi l'88,3% ci dice che sta riscontrando notevoli criticità che possono compromettere lo svolgere della propria attività nel futuro. In particolare trovano difficoltà nel parziale avvio delle attività, e quindi nel rispetto di orari, delle restrizioni, delle chiusure serali, nella riduzione della domanda, che è seguita anche allo smart working, alla chiusura delle scuole o i minori turisti in circolazione, alla liquidità e quindi alla gestione delle fonti di finanziamento, e poi ovviamente l'organizzazione del lavoro dovuta a non sapere con anticipo se si potrà aprire, in che modo, e quindi alla gestione quotidiana del lavoro. E questa incertezza, questa criticità, che cosa genera? Che l'87,4% non effettuerà investimenti nel 2020. Lo farà solamente... 21. Nel 2021. Lo farà solamente il 12,6%. E questo ci dà proprio un quadro della difficoltà in cui si trovano queste imprese. Chi ha portato delle innovazioni... quale innovazioni ha portato il dato, ed è quello che si riallaccia a quello che ho detto all'inizio: il 25,9% ha introdotto o migliorato la consegna, il sistema di consegna a domicilio. Quindi le imprese, per resistere a questo periodo così difficile, hanno dovuto adattarsi, e ovviamente il delivery è stato sicuramente l'unico modo per poter sopravvivere. Ovviamente poi ci sono altri aspetti come la pagina web o il sito, i pagamenti via web, che sicuramente sono delle migliorie che le imprese hanno portato e che manterranno sicuramente anche nei mesi futuri. Quindi questo dato è importante: 7 imprese su 10 ci dicono che le modifiche, le innovazioni che oggi hanno portato alle proprie imprese le manterranno anche nei mesi futuri, quando la pandemia sarà superata. Che cosa si aspettano nel futuro? Le imprese, per fortuna, sono fiduciose. L'85% ci dice che una volta terminata l'emergenza sanitaria si tornerà
a lavorare come prima, o almeno si tornerà a svolgere la propria attività, seppur con delle piccole modifiche dovute ai comportamenti dei consumatori di cui abbiamo parlato prima. E questa fiducia è rafforzata dal fatto che il 92% ci dice che una volta, che quando si potrà, e quindi probabilmente dal 26 in poi per chi potrà, i consumatori torneranno a mangiare fuori con maggiore intensità, o quantomeno con uguale intensità rispetto a prima. Questo dato, diciamo, trova anche conferma un po' su quello che è successo anche nei paesi esteri, dove una volta che i pubblici esercizi hanno riaperto c'è stato un sold out. Quindi con questa, diciamo, iniezione di fiducia verso il futuro, io termino qui e vi saluto. Grazie per grazie la Giulia, anche per la sintesi. Grazie davvero. In questo clima di incertezza è sempre difficile tirar fuori dei dati che indichino una traiettoria, un percorso lineare. Il percorso è a zig e zag, lo sappiamo. Quindi ci sono alcune cose che vanno in una direzione ed altre che sembrano andare nella direzione opposta. Però abbiamo capito una cosa, e questa soprattutto alla fine, c'è una diffusa consapevolezza che la resilienza è possibile, la ripartenza è possibile. Questo è un settore che può tornare a crescere quando gliene sarà data la possibilità. Vediamo se questo ottimismo che noi abbiamo trovato, questa fiducia più che ottimismo che abbiamo trovato tra le imprese intervistate, e anche all'interno di questo panel qualificato che oggi sentiremo. E allora io partirei così, per dando la precedenza, ma per ragioni di scaletta, non per ragioni di importanza, anche se si tratta di una grande azienda, darei la parola a Stefano Marini, che è l'amministratore delegato di San Pellegrino, l'acqua frizzante, mettiamola così. Oggi mi ha detto che sono anch'io diventato un marchettaro, quindi lo colgo in pieno l'indicazione e lo seguo, perché questo lo voglio dire a tutti quelli che ci seguono, e anche se faccio finta che Stefano non sia qui, ho trovato in alcune aziende della filiera, abbiamo trovato, non io personalmente perché non è questo il punto, una vicinanza per tentare di dare una spinta a questo settore, anche attraverso iniziative che lanceremo nei prossimi giorni, speriamo al più presto, quando la situazione sarà un po' più chiara sulle ripartenze. Ho trovato aziende disponibili a lavorare con noi per sostenere il settore. Mi riferisco naturalmente a San Pellegrino, mi riferisco a Perfetti Van Melle con Pasquale De Felice, ma anche a due aziende che oggi non ci sono, che abbiamo incontrato in un'altra occasione, che sono Coca-Cola e Lavazza. Io li ringrazio pubblicamente per la loro vicinanza e anche per quello che stanno facendo. Spero che le aziende che oggi sono qui non siano tra quelle che vogliono essere pagate subito, anche prima della consegna, magari sono quelle che invece mantengono un rapporto, come dire, di fiducia storico con i clienti. Allora Stefano, a te, che hai una visione non solo per l'azienda che rappresenti, non solo italiana ma anche internazionale, il tuo punto di vista sulla capacità e su come ripartire nel settore del pubblico esercizio, del fuori casa, o come vogliamo chiamarlo, Horeca, eccetera eccetera. Grazie a te. Ma innanzitutto grazie Luciano, e per me è un piacere essere qui. Un saluto a tutti, e soprattutto a tutti i vostri associati collegati. Per me è un grande piacere poter condividere un po' delle esperienze, delle osservazioni che vediamo, come dicevi tu, da questo osservatorio privilegiato, perché effettivamente il gruppo San Pellegrino, che ho l'onore di guidare, ha soprattutto con San Pellegrino e con Panna acque che esportiamo in circa 150 paesi in tutto il mondo, e quindi in alcuni di questi paesi abbiamo già iniziato a vedere quello che ci si augura possa accadere a breve anche in Italia. E vorrei partire da qui anche per dare un pochino di ottimismo e di fiducia rispetto a quello che si diceva anche prima, che però vedo che emerge dalle interviste.
Intanto, innanzitutto, noi come San Pellegrino siamo estremamente vicini a questo mondo proprio perché innanzitutto rappresenta una fetta molto importante del peso nell'ambito dei canali. Per noi l'Horeca in generale, soprattutto la ristorazione e l'hotellerie, ma anche comunque in qualche modo il bar con le bibite, rappresentano sicuramente più che un classico canale. È proprio, noi lo definiamo nelle nostre discussioni interne, il Liro Channel, cioè il canale che rappresenta proprio il DNA di queste marche, cioè avere l'onore di essere sulle tavole di ristoranti, di hotel, nelle camere degli hotel o nei bar, è veramente la migliore forma anche per noi di marketing. Dicevi prima tu scherzando che sei diventato un marchettaro. Marketing è essere laddove ha senso che un prodotto ci sia, e per noi l'Horeca è la ragione d'essere anche dal 1899 in cui abbiamo lanciato quest'acqua, per cui sono molto vicino. E devo dire che da un punto di vista anche di dati, per essere concreto, noi abbiamo iniziato già subito a vedere una risposta sui mercati in cui ci sono state le aperture, quindi UK, l'Inghilterra. I dati sono quelli di un, lo diceva prima, nell'analisi un sold out, ecco, lo riscontriamo, quindi con dati anche rispetto al 2019 superiori. Israele è un altro mercato che è stato un po' identificato come un paese che ha fatto un po' una case history di best practice, una case history ideale di vaccinazione. Noi stiamo vedendo risultati, numeri di sell out in linea con quelli del 2019, già dopo un mese circa di ripartenza. E poi c'è il caso dell'Australia. Quindi l'Australia è, chiamiamola, una grande isola COVID free da ormai già da qualche mese, quindi ci sono dei numeri che sono ormai consolidati, non è l'effetto ripartenza. E lì i dati sono estremamente positivi, che secondo me devono dare ottimismo sulla ripartenza. Però secondo me non devono essere presi, e lo dico anche come consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, come una condizione sufficiente perché poi ci sia una ripresa strutturale. E qui magari mi piacerebbe condividere con voi anche un po' quelli che sono le osservazioni che noi abbiamo da ricerche di mercato, che facciamo noi molto spesso, poi le facciamo proprio sul consumatore finale, rispetto a quali sono per appunto il consumatore finale le motivazioni che guidano a vivere un'esperienza nel fuori casa, quindi nell'Horeca. E quindi qui voglio condividere con voi anche un po' delle analisi che abbiamo alla fine riassunto in quattro grandi li chiamiamo driver, quindi motivazioni per cui si sceglie di vivere un'esperienza nel fuori casa. La prima, c'è una voglia enorme di un ritorno alla socialità, quindi quella che si chiama esperienza, nel senso che sicuramente il delivery, l'asporto, quindi l'esperienza a casa ha aiutato, diciamo, a lietare un pochino questo periodo. Però una delle prime motivazioni per cui i consumatori scelgono di andare fuori casa proprio per vivere un'esperienza che è unica, e quindi lo do anche proprio come indicazione, come consiglio rispetto a proprietari, gestori di ristoranti, bar o qualsiasi locale, è di riuscire a identificare una proposizione unica, far vivere un'esperienza che è distintiva rispetto agli altri. L'altro importante elemento è che orienta poi le scelte dei consumatori su un punto vendita rispetto a un altro, è la qualità. Quindi sempre di più ci sarà una scelta in funzione della qualità, che è una qualità sia dei prodotti, quindi diciamo il prodotto, la marca o le merceologie che vengono offerte, ma anche il servizio. Quindi questa duplice variabile, diciamo, che influenza la qualità. Prima nelle analisi c'era, secondo voi, aumenterà o diminuirà la frequenza? Probabilmente la frequenza non sarà immediatamente come prima, però questo non vale per tutti, quindi ecco perché è fondamentale riuscire
a trasferire questa esperienza di qualità che è estremamente ricercata dai consumatori, soprattutto quando vanno a selezionare i momenti di uscita. Un terzo elemento che diventa quasi un requisito fondamentale è dare un senso di sicurezza. Quindi il consumatore dice: io vado, privilegio quei punti finali di consumo, quelle esperienze che mi garantiscono comunque un senso di sicurezza. Qui mi insegnate voi, insomma, quali sono gli elementi per garantire sicurezza, ovviamente gli spazi. Certo, chi ha il dehors ne ha un vantaggio, però prima o poi, spero presto, si tornerà anche a vivere l'esperienza del fuori casa al chiuso. Ecco, lì è fondamentale comunque riuscire a trasferire questo senso di sicurezza che è molto richiesto. E un quarto elemento, chiudo, è un elemento di novità, se volete, rispetto al passato. Quindi comunque la pandemia crea un momento di rottura, ma che genera comunque anche delle opportunità per chi ha la possibilità di coglierle. E quindi questa integrazione tra l'esperienza fisica nel fuori casa, unita anche a poter vivere questa esperienza a casa, quindi l'on-off, o quindi comunque vivere anche l'esperienza con il proprio bar di fiducia, il proprio ristorante di fiducia, anche a casa, quindi il delivery o l'asporto, comunque l'integrazione di questa parte più digitale, anche attraverso una comunicazione, quindi avere questo rapporto più continuo, è un altro elemento molto ricercato dai consumatori e che rappresenta, secondo me, anche un'opportunità diversa rispetto al passato. Quindi queste sono un po' quelle quattro aree che in questo momento ci torna dal punto di vista di osservazioni, di ascolto proprio del consumatore finale, che poi ovviamente sono i vostri consumatori, rispetto a una ripartenza, che quindi io mi aspetto sarà accelerata, quindi ci sarà questa fiammata di voglia, di ritorno, però poi ci sarà evidentemente una scelta del consumatore, vuoi per la crisi economica che magari porterà a uscire un po' meno, e di conseguenza, come sempre, la competizione farà la differenza tra chi riuscirà in qualche modo ad avere un ritorno più veloce rispetto a magari ai trend precedenti, e chi invece farà più fatica. Ecco perché vi dico, proprio come consiglio, questa fiammata iniziale di ritorno ci sarà, non deve essere presa come una condizione sufficiente per poi poter tornare. È una condizione necessaria, ma poi è importante lavorare su queste variabili. Noi come San Pellegrino, quello che cercheremo di fare, faremo, è quello un pochino che ci ha portati l'anno scorso, quando è scoppiato tutto, a rivedere tutti gli investimenti che erano orientati su un certo tipo di comunicazione, invece a contestualizzare questi investimenti e orientarli a, l'abbiamo chiamato hashtag support restaurants, che è quindi una modalità di creare vicinanza e rispetto a questo mondo nei consumatori finali. Quindi abbiamo lanciato l'anno scorso una campagna di comunicazione che in qualche modo voleva riportare al centro questo mondo, e quest'anno, alla luce del protrarsi di questa situazione, faremo questo Support Restaurants 2, che fondamentalmente vuole utilizzare un pochino i nostri media. Noi abbiamo dal sito a Fine Dining Lovers, che è una piattaforma con milioni di accessi, piuttosto anche con investimenti proprio di comunicazione, li orienteremo a far sì che in qualche modo i consumatori finali possano mettere al centro il proprio bar o il proprio ristorante di fiducia, e quindi creeremo questo traffico organico nel corso dei diversi mesi, con delle attivazioni che vogliono spingere i consumatori alla revisibilità ai ristoranti, quindi vuole ristoranti o comunque i locali finali in senso più ampio. Quindi è anche un pochino come noi, come San Pellegrino, che per tanti anni siamo stati scelti da tanti di voi e i vostri colleghi, è un po' il modo con cui vogliamo in questo momento ridare indietro questa fiducia e mettere da parte magari degli investimenti che normalmente si orientavano più su una comunicazione generale sulla marca, ma orientarli invece sul dare priorità a un ritorno alla ristorazione e anche a far sì che i nomi, diciamo, dei ristoranti o dei bar o degli hotel preferiti
siano taggati e siano in qualche modo rilanciati attraverso tutte le piattaforme di comunicazione di San Pellegrino, che vi assicuro sono tante e hanno un seguito molto importante. Quindi è un pochino questo il contributo che volevo trasferire. Spero di avervi dato fiducia con dei dati, ecco. Grazie Stefano. Allora, per fare una veloce sintesi di quello che hai detto, mi pare di capire che la fiducia ci sia anche da parte tua e della tua azienda di San Pellegrino, una fiducia che tuttavia va rafforzata, stimolata con investimenti in comunicazione e quello che state facendo. Hai parlato di socialità, di qualità, di sicurezza e poi di on-off, mettendo in dialettica digitale e fisico. E a proposito di fisico, devo approfittare di questa mezz'oretta che sarai ancora con noi per lanciarti questa cosa. C'è una cliente della tua azienda che ha detto che ringrazia San Pellegrino per il supporto che gli ha dato, non solo a lei ma anche ad altri clienti dell'area Nord Sardegna, con prodotti durante l'estate, no, per delle forniture di supporto. Quindi spero che questo non sia stato fatto solo nel Nord Sardegna, aziende, ma tu lo abbia fatto con tutti, altrimenti siamo in difficoltà. No, ti confermo, è stata quello che dicevo, questo Support Restaurants fase 1, abbiamo proprio investito, avevamo parlato proprio anche di 1 milione di euro in valore di prodotto omaggio per la ripartenza, è stato fatto a livello nazionale, quindi sicuramente è stato coinvolto. Grazie e saluto Gavina Bracco dalla Nord Sardegna, che ha mandato questa segnalazione. Allora andiamo, dobbiamo correre, e quindi io passerei, so che Stefano Marini starà, come dicevo, con noi ancora per un po', perché aveva un altro impegno alle 16 se non sbaglio, e quindi se lui ve lo saluto mando i saluti a tutti voi da parte sua. Grazie. Quando ci lascerà. E adesso vado invece, sempre per correre, a Domingo Iudice. Cambio un attimo la scaletta di Pescaria o Pescaria, Domingo? Io non so. Pescaria, perdonami, perché sono quelle parole che non ti entrano mai bene, tu sei convinto di dirla bene e poi sbagli. Allora, anche Domingo invito ad una considerazione. Lui ovviamente è un ristoratore, nasce con un altro mestiere, poi diventa ristoratore, ma lascio a lui non tanto di raccontarci come nasce l'azienda, perché adesso non abbiamo il tempo per approfondire queste dinamiche, se vuole fare giusto un flash veloce va bene, ma soprattutto chiedo a Domingo di dirci come Pescaria sta pensando alla ripartenza. Vedendo anche quello che ha fatto in questo anno tra chiusure, aperture, appunto on off, no? Di si apre, si chiude, asporto, delivery, ma in prospettiva come pensi, su cosa pensate di far leva per rilanciare l'azienda e riportare i clienti a frequentarvi quando sarà possibile farlo a tutto tondo? Allora, innanzitutto grazie dell'invito, della domanda, e grazie a tutti coloro che seguono. Sono stati mesi difficili. Io, giusto per precisare, sono il cofondatore di Pescaria e mi occupo delle strategie di marketing e comunicazione, visto che l'altro lavoro che ancora conduco è proprio quello di un consulente marketing con quella che è l'agenzia cofondatrice di Pescaria, ma anche un'agenzia che segue tanti ristoranti. Ristoranti che noi abbiamo la fortuna di lavorare con tanti food retail organizzati, ma lavoravamo anche con tanti piccoli gruppi che chiaramente hanno sofferto tanto. Noi nel nostro piccolo, un po' come San Pellegrino, ricordo che a marzo dell'anno scorso bloccammo i pagamenti e dicemmo li procrastiniamo, ma non smettiamo di comunicare, perché anche la serenità è una strategia. Perché dico questo? Perché è stato quello che abbiamo fatto durante questo anno e è stato quello che abbiamo consigliato. Nel caso specifico di Pescaria, Pescaria chiude il 2020 con un fatturato invariato rispetto al 2019, ma lo fa con 3 punti vendita operanti in più, quindi è chiaro che ha comunque sofferto. Perché siamo riusciti a superare questo periodo
non di certo perché abbiamo venduto comunque, ma perché abbiamo messo in campo una serie di azioni, alcune a livello strutturale, altre a livello di comunicazione. A livello strutturale, brevemente, il concetto è stato quello di azzerare la struttura dei costi, pur dovendo mantenere operativa comunque la macchina che ha sempre lavorato. Sempre a livello operativo, Pescaria non ha mai chiuso, neppure nella prima notte di lockdown, continuando con il delivery attraverso un'interpretazione che poi fortunatamente proprio la FIPE già il giorno dopo chiarì, dicendo che il delivery era assimilabile alle attività logistiche e quindi servizio di prima necessità. Lato comunicazione è dove effettivamente abbiamo cambiato di più il passo. In primis lo abbiamo cambiato perché dovevamo comunicare che Pescaria c'era, ma era disponibile solo in delivery, in takeaway o eventualmente attraverso canali che gestivano Asport e takeaway. Lo abbiamo fatto cambiando anche alcune piccole ricettazioni, ma questo credo lo abbiano fatto tutti per migliorare l'output del prodotto, ma soprattutto e assurdamente abbiamo elevato il livello della chiamiamola pressione non pubblicitaria, perché non sono solamente i budget che abbiamo incrementato, ma il livello della conversazione. Mi spiego: nell'arco dei 18 mesi che abbiamo passato e di quelli che poi affronteremo nei successivi giorni, perché io credo che la finestra febbraio 2020, maggio 2021, settembre 2021 rappresenti questi 12 mesi. Sono 12 mesi disastrosi, ma sono anche 12 mesi in cui abbiamo compreso esistano delle opportunità. Io penso che abbia senso oggi parlare delle opportunità, perché i problemi li conosciamo, ma magari condividere il modo in cui li affrontiamo può portare magari un po' di valore al mio intervento. In primis noi abbiamo cercato di accorciare le distanze, nel vero senso della parola, con una campagna fatta con un gruppo di influencer, Glovo e la collaborazione di Sky. Lo abbiamo fatto chiamandola proprio accorciando le distanze e vincendo peraltro il premio come miglior campagna integrata dell'anno. E il concetto era molto semplice: potevi, anche stando a casa, condividere un momento con un amico. Noi ti mettevamo semplicemente a disposizione una piattaforma dove seguire l'ordine per te oppure per il tuo amico. La cosa ha funzionato molto bene. Condivido con voi quello che è stato un po' il feedback di un signore che ci ha ringraziato, perché grazie a Pescaria hanno potuto mangiare tra Bologna, Milano e Torino tutta la famiglia, due figlie e i genitori settantenni, la stessa pietanza per il 70° compleanno del papà. Questa lettera, sinceramente, ricevuta in un periodo così duro, non nascondo che ha commosso un po' tutti quanti. A Natale abbiamo permesso di regalare Pescaria anche semplicemente con una lettera fatta da un nostro Babbo Natale, che era una piccola illustrazione del nostro art director. È un pensiero molto semplice da inviare o a mezzo lettera o a mezzo WhatsApp. Ma soprattutto abbiamo cambiato il modo di comunicare. L'abbiamo cambiato facendo conversazione. Conversare richiede uno sforzo superiore del semplice comunicare, perché di fatto comporta presidiare piattaforme atipiche, Clubhouse, TikTok, ma soprattutto anche fare tantissimo email marketing. Prima di parlare di TikTok e Clubhouse, parliamo dell'email marketing, che è un invito che ritengo tutti noi dovremmo accogliere. Questo anno ha cambiato le nostre abitudini, ordiniamo il cibo con le app, ci iscriviamo, siamo abituati a concepire un'ordinazione digitale per un servizio fisico. Ritengo che troveremo una maggiore predisposizione. Noi di Pescaria abbiamo raccolto 25.000 contatti in meno di 10 mesi, posso dire che oggi un invio su due si trasforma in un'apertura, e oggi quando mandiamo un'email istantaneamente produciamo 2.500 euro circa di ordini in Italia tra i vari ristoranti. Ripeto, un piccolo numero, perché non regge un impianto che ad oggi ha chiuso il 2020 con 12 milioni di fatturato, però ecco, è un modo di fare revenue, un modo di fare vendite nel ristorante in una maniera totalmente differente.
Questo cosa significa? Dobbiamo investire in relazioni controllabili perché le abitudini sono cambiate e oggettivamente siamo tutti persuasi che il telefono non serva solo per chiamare il ristorante e prenotare un tavolo, ma perché no anche per poter dire cosa mangeremo o addirittura predisporre già l'esperienza. Queste cose accadranno più spesso e credo sono per noi un'opportunità anche per poter lavorare in maniera più ordinata e magari trovare una clientela più pronta a farci lavorare meglio. La seconda cosa, ultima che concludo, è il fatto che ci sia moltissima voglia di conversare, moltissima voglia di capire e di conoscere. Noi abbiamo aperto a Napoli in zona arancione a febbraio scorso. È stata un'apertura differente perché Pescaria di fatto solitamente organizza una festicciola e partecipano un migliaio di persone che vengono richiamate appunto dai social. Questa cosa non era possibile, ma noi abbiamo cercato di mettere quelle persone insieme in delle piazze che fossero digitali, ma che di fatto parlassero di qualcosa che stava avvenendo fisicamente. Quindi uno, abbiamo inaugurato su Clubhouse, siamo stati il primo brand a fare questo tipo di attività di sopra, ma soprattutto con tutti i nostri amici e giornalisti che avevamo un po' conosciuto prima su Napoli, abbiamo condiviso una cena atipica, inviando a casa di tutti loro con Glovo un pranzo e inaugurando insieme prima del giorno dell'apertura. Questo per dire che cosa? E concludo che così come esistono opportunità per lavorare meglio e quindi migliorare e ottimizzare le nostre performance, esistono anche opportunità per conversare meglio anche a distanza. Sono modalità che potrebbero rimanere perché i giornalisti potrebbero conoscerci anche attraverso un delivery o conoscerci anche attraverso una conoscenza in remoto che però ci permette di inviargli il prodotto e anche di raccontarglielo. Ritengo che siano spunti perché una cosa è certa. L'opportunità migliore è quella che la tecnologia e il digitale in questi mesi hanno profondamente cambiato le nostre abitudini, il che significa che esistono nuove opportunità di comunicazione e conversazione per tutto il settore della ristorazione, il che significa che si raccoglie per ristorazione ma anche del retail. Quindi se raccogliamo questa sfida e con empatia e anche superando un po' l'impasse del momento che sicuramente non predispone gli animi nel migliore dei modi, ritengo che troveremo dall'altra parte non solo, come si diceva prima, come diceva il dottor Marini, una clientela pronta a spendere, ma soprattutto per il medio periodo una clientela pronta ad essere interagita, raggiunta e soprattutto pronta a conversare con noi con delle dinamiche nuove. Chi le vede per prima si prende chiaramente, immagino, il risultato di quello che un uovo di Colombo solitamente riesce a produrre. Spero siano state parole da un lato di speranza ma anche insomma di ben accetta condivisione. Ovviamente sono a disposizione per eventuali altre domande. Grazie Domingo, credo dopo 14 mesi di sacrifici anche di diciamo di misure restrittive, mi pare che tu non sia abbattuto, anzi l'entusiasmo, la grinta c'è ancora. Se posso fare una sintesi magari non fedelissima di quello che tu hai detto, perché hai detto tante cose interessanti, ma metto l'accento su un tema, uno che è la riduzione dei costi. Tu hai detto all'inizio proprio che c'era la necessità di rivedere i costi della macchina. Questo è un tema secondo me che dovremo ci porteremo dietro anche nei prossimi mesi. Poi c'è il tema della comunicazione, però devo dire che a te viene facile perché nasci da quel mondo, vieni da quel mondo, quindi io mi metto nei panni di tante aziende di ristorazione che naturalmente non hanno quel know-how, quella sensibilità che hai te, e chiaramente devono andare a trovare sul mercato le competenze per muoversi sul piano della comunicazione. Questo non è sempre facile, però è necessario. Quindi noi su questo bisogna fare dei progetti, dare degli strumenti dell'assistenza alle aziende trovando soluzioni sostenibili e praticabili. Poi hai parlato naturalmente del più digitale, l'investimento che voi avete fatto, hai detto ha cambiato e questo lo condivido pienamente. Il digitale è una cosa su cui non si può tornare indietro, e quindi hai messo in evidenza, se posso sintetizzare così, che cibo e digitale non sono in antitesi come qualcuno pensa, come se fosse l'antitesi tra tradizione e innovazione, quindi spazio fisico e spazio digitale. No, possono coesistere, anzi
si possono in qualche modo auto esaltare insieme le due cose, digitale e cibo, sono due cose che possono andare d'accordo. Quindi se possiamo dare un invito a tutte le aziende, ammesso che ne abbiano bisogno e che magari non stiano già facendo tutto da sole, andare sulla digitalizzazione e non vederla come una diminuzio della qualità, del servizio, della convivialità, ma può essere un valore aggiunto, anzi qualcosa che esalta a far meglio l'attività. Il digitale non è un fine, è uno strumento. Quindi questo è importante, non è il fine. Non si digitalizza per il gusto di digitalizzare, ma si digitalizza per mettere a disposizione dell'azienda degli strumenti che fanno fare meglio il business. Allora, velocemente passo a questo punto dopo Domingo, che credo anche lui verso le 16 ci dovrà lasciare, e quindi vi saluto tutti da parte sua. Passo la parola ad un altro amico, se così posso dire, della FIPE in questo caso, dei pubblici esercizi, che è Pasquale De Felice, direttore vendite di Perfetti Vammelle. Magari qualcuno, non so se conosce Vammelle, io dico però che potrebbe essere Golia, Vivident e così via, tutto quel mondo che se faccio l'elenco non finisco più, e quindi mi fermo qui. Pasquale, si parla spesso, quando oggi in questo anno, ti confesso che parlando di pandemia io stesso ho sentito parlare più di ristoranti, meno di bar, e noi sappiamo che il bar è un format fondamentale del pubblico esercizio italiano, ma proprio dell'offerta italiana. Pensate che per i turisti il bar è al quinto posto tra le cose più apprezzate quando visitano l'Italia. Quindi questo format bar è un grande valore italiano. So che tu sei un profondo conoscitore di questo canale come di altri. Ecco, ti vorrei chiederti, dal punto di vista della tua azienda, come pensi che cambierà questo mondo? Resterà uguale? È stata una parentesi la pandemia e domani si ricomincia tutto come prima? O ci sono delle cose che ci lasceranno un'eredità positiva o negativa? Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Luciano per le parole che ha menzionato prima, ha fatto menzione prima, nel senso che abbiamo iniziato questa collaborazione con FIPE, che appunto avrà modo di concretizzarsi in un'iniziativa fra qualche giorno, e devo dire che è estremamente piacevole avere a che fare con FIPE, perché c'è una comunità di intenti importante. Per Perfetti Vammelle il canale Impulso, noi chiamiamo Impulso, è un canale fondamentale. Forse è il nostro canale di riferimento, oserei dire, nel senso che i bar di cui parlavi tu, Luciano, sono per noi la nostra casa, sono la nostra casa praticamente da sempre. Noi consideriamo, paradossalmente, siamo una delle poche aziende di largo consumo che considera quel canale come primo canale per importanza. È proprio il canale dove il consumatore per la prima volta mette gli occhi sul nostro prodotto. La maggior parte dei prodotti che lanciamo con la nostra strategia commerciale comincia a vedere la luce per prima sul canale appunto dell'impulso. Ma i bar durante questa pandemia sono stati fortemente colpiti, e di conseguenza tutto quello che concerne il consumo di impulso, il consumo della categoria del confection della quale facciamo parte. La nostra visione è che questa categoria dei puntini, questo segmento, possa essere un segmento in forte evoluzione, possa rinascere ancora più splendente, lasciatemi dire, dopo questa pandemia. Ma quali sono gli elementi? Abbiamo analizzato in profondità quali possono essere gli elementi distintivi per un bar da qui in avanti. Io credo che innanzitutto si debba ritornare sulla parola digitale, nel senso che, come Domingo diceva prima, il digitale deve essere un modo per poter raggiungere il consumatore, deve essere un modo per poter vivere con il consumatore, per poter sopravvivere nei momenti difficili. Ma aggiungo che il digitale per me deve essere anche un elemento distintivo, potrebbe essere anche un elemento distintivo in futuro nella strategia dei pubblici esercizi e dei bar.
è indubbio che lo smart working da un certo punto di vista rimarrà cruciale all'interno della nostra, del nostro modo di vivere. Ovviamente non sarà lo smart working che abbiamo vissuto fino a questa parte, che io uso definire solitamente, anche con te Luciano a volte abbiamo parlato, home working, no? Perché la gente è a casa praticamente, in realtà va in ufficio veramente il minimo indispensabile. Lo smart working sano, quello che prevede probabilmente il 50% di giorni in ufficio, un 50% di giorni a casa, che è più o meno il livello a cui si sta attestando la maggior parte delle aziende italiane, potrebbe essere una grande opportunità perché le persone avranno più tempo libero e avendo più tempo libero avranno la possibilità di vivere la propria socialità, probabilmente non solo nei pressi del o con i propri colleghi durante la giornata, ma anche con i propri amici o con i propri fra virgolette persone che vivono all'interno del proprio quartiere. Quindi considerando questo aspetto, mi viene da dire che diventa fondamentale la digitalizzazione del punto vendita. C'è un digital gap abbastanza elevato tra quello che accade in Italia e quello che accade in Europa. È difficile trovare una connessione rilevante, una connessione importante nei punti vendita, nei bar o nelle tavole calde in Italia. È difficile avere magari prese per la corrente per poter fare smart working all'interno dei punti vendita, magari anche al di fuori delle grandi città. Magari nelle grandi città qualcosa si riesce a trovare, ma appena ci si sposta diventa più difficile. Io credo che questo sia il primo elemento fondamentale di evoluzione da parte dei punti vendita che vengono considerati bar o anche fast food. L'altro elemento rilevante, secondo me, è che la nostra stima prevede un ritorno ai valori standard, diciamo i valori del 2019, per quanto riguarda i bar nel 2022, diciamo nella seconda parte del 2022, tra il Q3 e Q4, e questo vuol dire essenzialmente due cose. Vuol dire che nonostante probabilmente meno più smart working, nonostante persone che magari possono passare un po' più di tempo a casa, si viaggerà più di prima e quindi cambieranno i flussi. Se il mercato rimane lo stesso, e questa è la nostra ipotesi, ma è evidente che sia l'ipotesi un po' di tutti, lo vedevamo dalla prima analisi, l'ho detto anche Stefano, tra i vari esempi che abbiamo nei vari paesi europei ed extraeuropei, vorrà dire che cambieranno alcune abitudini, cambieranno alcuni flussi di persone che si erano un po' ovviamente sedimentate nel corso del tempo. Magari in bar in metropolitana o il bar in alcune zone di uffici potrà soffrire, ma d'altra parte ci saranno altri possibili punti vendita, magari in zone diverse, quali possono essere zone magari un po' più residenziali, che possono accaparrarsi dei consumi aggiuntivi rispetto a prima. Però overall il consumo all'interno dei bar, comunque dei fast food, può comunque, quindi da pranzo veloce, fondamentalmente punti di ristoro da pranzo veloce, può ritornare ad essere quello dei livelli pre-Covid. Aggiungo l'ultimo punto, è quello che fondamentalmente è un punto che ha toccato anche Stefano, ma che mi piace sottolineare. La definizione di bar generalista è sicuramente quella più in difficoltà, nel senso che il punto vendita generalista soffre. Quello che invece vediamo avere trend crescente è un punto vendita un po' più segmentato, un po' con una proposizione un po' più precisa, diciamo, e meno generalista. Questo era evidente prima, era un trend già presente prima, è un trend che secondo me il Covid ha accelerato, proprio perché l'esperienza che si vuole vivere, che si voleva vivere fuori e che si è voluta vivere a casa, in alcuni casi con le dark kitchen o con il delivery, vorranno rivederle le persone, quando torneranno, insomma, a muoversi in maniera libera. Questi erano fondamentalmente i tre punti, Luciano. Non voglio dilungarmi oltremodo, perché vedo che siamo anche molto, molto tirati. Sì. E ringrazio tutti i presenti, perché vedo che veramente ci sono tantissimi pubblici esercizi collegati, tantissime persone collegate, e quindi li ringrazio e li saluto. Grazie Pasquale. Tu hai messo l'accento su una cosa di cui si parla poco tra gli addetti ai lavori, poi ogni tanto si fa qualche titolo, che è il tema dello smart working.
hai detto che probabilmente questa sarà una delle eredità certe della pandemia. Lo smart working resterà nell'orizzonte del nostro, diciamo, della struttura del lavoro del nostro paese. È evidente, di questo abbiamo anche parlato, a livello macro ci sarà una sorta di compensazione, come se fossero dei vasi comunicanti, le persone si spostano dai centri direzionali dove sono gli uffici, magari restano nel quartiere dove risiedono, consumano un caffè al bar sotto casa, magari anche il panino, e non vanno. Però a livello micro, ce lo siamo detti nei giorni scorsi, per quelle attività che vivevano sulla diciamo i consumi delle persone che lavorano, ci sarà un problema che va affrontato. Quindi bisogna ripensare e fare un ragionamento proprio alla luce di questo cambiamento. Che cosa fare? Magari, ce lo siamo detti proprio nei giorni scorsi, trovare il modo di portare le cose da mangiare, certo, anche con favorendo l'asporto, favorendo il delivery, andando a cercare. Aggiungo l'ultimo punto, Luciano, rilevante, sì, perché secondo me è fondamentale. Stiamo rilevando anche la chiusura di alcune mense aziendali legate ad uffici, il che in realtà può essere un punto rilevante, diciamo, di segno opposto, no? Perché certo, di fatto chiudono le mense per uffici, dove ci sono solo uffici, dove non c'è produzione, e quindi le persone comunque potrebbero mangiare fuori dall'ufficio, avere delivery in ufficio da parte di pubblici esercizi, bar nei pressi. Quindi va veramente analizzato, chiaro, caso per caso. Però questo è un altro trend abbastanza forte che stiamo rilevando. Chiaro, grazie. E allora questo però ci insegna che il mercato va costruito, nulla è segnato, non dobbiamo pensare che certe direzioni siano ineluttabili, bisogna, il mercato va indirizzato, va guidato, e l'offerta gioca un ruolo fondamentale. Se si sta fermi è evidente che le cose prendono la direzione tra virgolette naturale, se ci si muove si cambia il corso. È un po' come un fiume, no? Che si trova la strada da solo, ma se qualcuno fa gli argini o modifica il letto del fiume, il fiume si sposta. Ecco, questo è un po' il mercato, come il funzionamento del mercato. Perdonate questo riferimento forse non troppo ortodosso. Allora andiamo avanti con questa carrellata e direi che a questo punto, visto che parliamo di bar, e salto un po', volevo dare la precedenza a Daniela, ma lei è una tosta, quindi non si fa impressionare da chi viene prima o dopo. Parlavamo di bar, e allora approfitterei per dare la parola a Daniela Antonelli. Chi è Daniela Antonelli? È un imprenditore romano, e il suo locale si chiama Casa Manfredi. Guardate che il racconto delle storie, delle testimonianze, non più che delle storie delle imprese, è pensato per ragionare su alcuni paradigmi, non per far raccontare banalmente la storia dell'imprenditore della serie quello bravo, quello meno bravo. No, abbiamo individuato le aziende per ragionare su alcuni elementi che sono stati elementi su cui le aziende hanno potuto trovare la resilienza, la resistenza, la capacità di andare avanti anche in momenti difficili. Daniela Antonelli, appunto, Casa Manfredi, lui il claim dell'azienda è: questo posto è una casa e noi siamo una famiglia. Non a caso il nome dell'azienda è il nome del figlio, se non sbaglio, correggimi Daniele. Quindi oggi si fa un ragionamento per capire qual è il modello di impresa. Proprio nei giorni scorsi, credo proprio ieri, Dario Di Vico sul Corriere della Sera ha fatto un articolo dal titolo "Trattoria o Private Equity?", quasi a mettere in dialettica due mondi, uno tradizionale, quello della trattoria familiare, e l'altro quello dell'investimento, dei fondi, no, della finanza, eccetera. Noi pensiamo che ci sia molto spazio per il mondo, quello tradizionale, ma che sappia essere innovativo naturalmente, che sappia intercettare i trend del digitale, del salutismo, del green. Allora non aggiungo altro. Daniele, dici come non solo hai resistito agli effetti della pandemia, ma anche come stai pensando di ripartire,
partendo dal presupposto che tu il 26 credo che tu non possa riaprire perché non hai spazio all'aperto, o sbaglio? Invece ho solo spazio all'aperto, non ho spazi dentro, fortunatamente. Ah, ottimo. Mi hai sentito? Sì, sì, vai, vai. Adesso l'ho appena allargato perché abbiamo puntato al deore esterno, ampliando, grazie a una piccola delibera del comune, lo spazio esterno. Quindi punteremo al fuori noi come strategia per questo tipo di ripartenza adesso. Ma ti dico solo una cosa, noi non siamo un'azienda che abbiamo un ufficio marketing, non abbiamo budget per la comunicazione, siamo un'azienda familiare, come tutte, il 90% delle aziende italiane, penso. Quindi per noi è stato molto difficile ripartire, ma ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Abbiamo creato diverse cose per... Scusate, anche sono anche emozionato perché mi ricorda l'anno scorso. Allora, mi sentite? Sì, sì, vai, vai. L'anno scorso abbiamo creato una piccolo shop online dove il cliente era molto semplice, andava sul nostro sito e comprava alcuni prodotti che facevamo, mia moglie faceva e io consegnavo. E così è andata per gioco e ci siamo presi un pubblico che prima non avevamo, un pubblico romano che prima non c'era. Prima lavoravamo molto con gli uffici, col turista, e questo anno di sacrificio ci ha portato ad avere un incremento di clientela romana che prima non c'era. E ci ha dato un risultato di un più 10% rispetto al primo trimestre 2019 in quest'anno. Quindi dico che bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ma scusa un attimo Daniele, tu ovviamente con sì. Il lockdown prima, poi riapertura e poi dal 6 novembre di nuovo con zona gialla, zona arancione, poi anche un po' di rosso che non è mancato nel Lazio, naturalmente hai dovuto puntare molto su asporto e delivery. Ecco, ma l'asporto a tuo parere va costruito con un certo pensiero, o l'asporto si fa così perché arriva il cliente, prende il caffè o la brioche e invece di consumarlo dentro va fuori? No, o c'è un pensiero con per farlo bene? Ma va costruito con prodotti di qualità. La qualità ti aiuta a lavorare e essere unici in quel settore. Perché se sei un bar o una officina come un'altra, sì, lavori col passaggio, ma non c'è gente che viene apposta per te a comprare un tipo di cornetto o un tipo di caffè. Bisogna puntare sulla qualità, consiglio a tutti la qualità, la qualità paga sempre. Ma sulla comunicazione stai investendo, hai investito come... Sì, noi abbiamo, nel nostro piccolo abbiamo investito nella comunicazione, abbiamo investito nella piattaforma per acquisti online. Abbiamo implementato i social perché comunque purtroppo servono in questo mondo. Ma se devi dare un consiglio, sì. Daniele, perdonami se magari ti interrompo, se devi dare un consiglio a dei colleghi come te che sono piccole aziende, tra virgolette familiari, mettiamo così, per familiari non si intende come nel tuo caso marito e moglie, ma familiari perché nascono, no, non con la logica finanziaria, ecco, in mettiamola famiglia. Così di, ecco, tu come hai trovato i supporti diciamo di tecnici sulla comunicazione, il digitale, lo fai in casa, ti sei appoggiato, è una cosa sostenibile per una piccola impresa? All'inizio l'abbiamo fatto in casa, però abbiamo visto i nostri limiti. Dopo abbiamo trovato dei piccoli professionisti che ci hanno supportato nei vari settori della comunicazione, sempre rispetto al nostro portafoglio per investimento, con dei budget limitati, ma piano piano li stiamo incrementando perché abbiamo capito che investendo nella comunicazione abbiamo un rientro. Ok. No, mi piaceva la cosa che mi ha raccontato, non voglio far rizzare i capelli ai tanti che ci seguono, perché non è questo l'intento, ma era soltanto perché parlando con Daniele a un certo punto io gli ho detto che naturalmente noi come FIPE ci siamo battuti in questo anno per il discorso dei ristori,
che poi insomma sono stati quello che sono, lo sappiamo, soprattutto l'ultimo, quello del cosiddetto sostegni bis. Lui mi ha fatto una battuta e mi ha detto: io non ho preso, lo posso dire Daniele, senza, no, credo, sì, posso, no, lui mi ha detto, io non ho preso i ristori. Ho detto: scusa, come hai fatto a non prendere i ristori? Cioè, dice no, perché ad aprile del 2020 sono riuscito, ho fatto meglio del 2019. E dico: ma scusa, come hai fatto che eri chiuso? No, perché c'era il lockdown ad aprile 2020. Siccome la sua, il suo è un bar pasticceria ed è, diciamo, sulla pasticceria è un punto di forza, e di te come ti sei mosso? Che cosa, lavorando sulla comunicazione? Abbiamo fatto una campagna con... Abbiamo fatto dei prodotti stagionali, c'era la Pasqua, mi ricordo, Pasqua, e quindi abbiamo fatto dei prodotti di mia moglie, lei li cuceva di notte, io li consegnavo di giorno a fare il box di colazione, abbiamo fatturato quanto l'anno prima, quindi il ristoro non ci è mai arrivato a noi. Con una piccola soddisfazione che non ci siamo arresi. Va bene, io credo che anche questa di Daniele sia comunque uno stimolo per tutti, solo per dire che anche una piccola azienda che fonda le cose su tre o quattro elementi. Il primo sicuramente la forza del lavoro, perché c'è l'impegno di una famiglia, e quindi questo è il primo elemento, e del lavoro e della competenza. Secondo, il tema dell'accesso alle nuove tecnologie da parte di una piccola impresa dove le persone non hanno competenze digitali, perché mi pare che Daniele non sia un nativo digitale, se guardo così è giovane ma non è proprio un nativo digitale, quindi la competenza andandola a prendere poi sul mercato, quando si vede, trovando le soluzioni diciamo adatte alla dimensione dell'azienda. Il tema della comunicazione e il riposizionamento, questa cosa deve essere, di secondo me, di grande riflessione. Il fatto che un'azienda che lavorava prevalentemente con gli uffici e con i turisti, che cosa fa? Si riposiziona, perché non ci sono né i turisti e né i lavoratori, quindi deve vivere e si rivolge al mercato che c'è, quel mercato a cui prima non faceva neanche una strizzatina d'occhio probabilmente, perché aveva altri target di riferimento. Questo mercato gli ha dato soddisfazione, quindi vuol dire che un'azienda si può riposizionare. È evidente che se stai su una piazza come Roma è una cosa, se stai su una piazza più piccola il discorso cambia, però tutto si può fare, si può ragionare, non bisogna mai mollare. Ecco, a questo punto vado a chiudere con gli ultimi due interventi e do la parola prima a Daniela Gazzini di Vivi Bistrò e poi per ultimo Dario Laurenzi, che non me ne voglia se è l'ultimo, ma lui lascio poi il tempo finale per alcune considerazioni, poi lo presenterò meglio. E Daniela, Vivi Bistrò è un'altra azienda a diversi locali, e il format è uno, poi so che hai anche innovato, se non sbaglio hai aperto una nuova attività in piena pandemia, se, più o meno, no? Con l'attività Le Serre. Tu, come ti ho presentato, sei una tosta, ho avuto tante riprove in questi anni, non hai mai mollato, anche se le difficoltà non sono mancate neanche a quelli tosti, no? Cioè i tempi duri ci sono per tutti. Ecco, soprattutto volevo chiederti, non solo e non tanto anche a te, l'impatto della pandemia sull'attività, ma come questi mesi di difficoltà hanno pensato a immaginare il percorso di ripartenza, su quali leve puntare. E qual è il tuo livello di fiducia sulla resilienza, naturalmente, della tua azienda, ma anche di tutto il fuori casa? Ciao a tutti, sì, sono Daniela, sono insieme a Cristina le fondatrici del marchio Vivi. E parlo sempre prima del Covid avevamo 6 locali importanti nella capitale. E durante quest'anno abbiamo deciso di chiudere 2 di questi posti che sono in pieno centro, però appunto avevamo in programma già l'apertura del nostro flagship store, cioè l'investimento più grande, la location più grande, che era stata il 1° ottobre.
di quest'anno, per cui sì, noi proprio in piena pandemia, nel caos più totale, abbiamo aperto un locale di 500 metri quadri, interni, 2000 esterni, 40 persone fisse, insomma un grossissimo investimento, ma per fortuna, e ci vuole anche tanta fortuna in questo periodo, siamo stati ripagati da un grande successo e grande affluenza, dato l'enorme spazio esterno che questa location ha, per cui non abbiamo mai smesso di investire. E però volevo riflettere principalmente sugli effetti che questa pandemia, specialmente nel primo lockdown, ha avuto sulla nostra società, nella nostra società e nel nostro gruppo. Noi abbiamo avuto una reazione all'inizio, diciamo, molto traumatica, perché mentre altri gruppi hanno potuto sviluppare il delivery, noi ci siamo trovati praticamente con ogni location impossibilitata proprio legalmente, perché o eravamo dentro un parco pubblico o eravamo dentro un museo statale, con cucine completamente inaccessibili, per cui il delivery per noi non è stata inizialmente un'opzione di sviluppo. Per cui abbiamo fatto, diciamo, un grossissimo lavoro interno nostro, proprio di società e dipendenti, di lavoro strutturale. Abbiamo investito moltissimo sulla formazione, con corsi di cucina online, con corsi di filosofia, con un sacco di pilastri sulla sostenibilità, green economy, cioè abbiamo investito sul nostro gruppo interno. Questo ha creato, oltre a una preparazione a un livello maggiore, sia nostro da titolari che dei nostri tutti dipendenti, ma ha creato una coesione, un legame. Noi come azienda siamo le prime persone che devono essere molto forti ad accogliere e a riuscire a trasmettere l'identità del marchio di ognuno di noi. Per cui, e ci ha dato una grandissima, appunto, forza interna, un amore anche. Per cui nei primi mesi di lockdown il nostro gruppo ha, non potendo appunto fare il delivery, ha fatto delivery con Caritas, con Acli, ci siamo tutti buttati nelle nostre macchinette e nei nostri furgoni a fare un percorso completamente diverso. Lo racconto perché penso che negli anni a venire questa esperienza abbia creato dei legami veramente forti tra di noi, che è sempre un asset. Poi l'aspetto green per noi è fondamentale in Casa Vivi, e abbiamo proprio fatto le pulci, si può dire, a tutti i nostri fornitori, e cercare di influenzare anche le scelte dei fornitori nel tipo di consegne, nelle plastiche, nei materiali che usano. E nel mese di giugno del 2020 abbiamo deciso, Cristina ed io, di trasformare la nostra società. Si chiama Vivi World ed è diventata una benefit company, e stiamo aspettando proprio, siamo alla fine, la fine del percorso per diventare una B Corp. Sono cose che ci rendono molto fieri di quello che stiamo facendo, e l'aspetto green e sostenibilità non può essere, è una scelta radicale e molto difficile anche per un'azienda del food. Se ci credi, lo devi fare, ci vuole impegno, ma ti dà tanta stima anche, no? Ti dà questa sensazione molto bella ogni giorno di poter raccontare anche ai clienti. E all'interno, diciamo, poi vi racconterò del delivery che abbiamo iniziato a fare nei mesi successivi, quando poi le cucine finalmente per noi sono state rese accessibili. Noi abbiamo lavorato molto sul senso di comunità nostra e dei nostri clienti. Per fortuna negli anni noi il digital, i social li usiamo da sempre, e Vivi si chiama Healthy Everyday, per cui non è solo nel cibo, ma è nello stile di vita che vogliamo rappresentare. Per cui le aree su cui poi abbiamo deciso di investire anche nella comunicazione sono state, diciamo, abbastanza importanti in tutto quello che riguarda yoga, per cui noi durante tutto il lockdown e ancora adesso facciamo lezioni che vanno streaming online
per i nostri clienti sulle nostre piattaforme. E abbiamo la Vivi Card che dà, a parte gli sconti, queste cose diciamo banalis, anche accesso ai clienti di corsi di formazione sempre legati ai valori vivi, che sono molto sulla sostenibilità in questo periodo, e al benessere. Per cui la comunità di clientela è cresciuta molto. Noi abbiamo clienti che sono tutti, diciamo, tracciati, perché usando la Vivi Card tu vedi in quale locali vanno, e anche all'interno di una stessa giornata loro vengono prima in un punto e poi vanno in un altro punto, perché si sentono parte della Vivi Community. Questo anche in momenti di grande difficoltà che abbiamo avuto in passato con l'amministrazione per dei luoghi, insomma, importanti su Roma. Questo senso di comunità per noi è stato veramente di grande aiuto, per cui come noi riceviamo, noi vogliamo ridare indietro. Yoga, che c'entra col cibo? In realtà niente, però è questo stile di vita che noi vogliamo portare avanti. E abbiamo investito, sicuramente un elemento facile è quello di, ho sentito prima, taglia costi. Noi abbiamo avuto meno facilità nel tagliare costi, perché gli affitti vanno pagati, i dipendenti li abbiamo scelto di integrare più personale possibile nei momenti in cui è stato giallo, non abbiamo tenuto nessuno a casa. Questo ha ridotto moltissimo i nostri margini, ma ha come dire, incrementato moltissimo, penso, la stima dei nostri dipendenti nei nostri confronti. Cioè abbiamo cercato di far lavorare assolutamente tutti, a parte i periodi iniziali di lockdown. Appunto, che cosa altro volevo dire? Sì, l'investimento nel digitale lo abbiamo fatto appunto nella seconda metà dell'anno, investendo, creando le nostre piattaforme. Noi abbiamo scelto di non essere sulle grandi piattaforme di delivery, perché sono abbastanza scioccata, insomma, da queste tariffe che chiedono il 30-35% per le consegne Glovo, Deliveroo, eccetera. Almeno per noi sono abbastanza insostenibili per rendere questo un'attività principale. Se è solo un tappabuchi, è un momento di emergenza, facciamo il delivery, forse è accettabile per alcuni. Per noi che partiamo da un prodotto già caro, di super qualità, quasi tutto biologico, mettere pure il 30-35% di fee di Glovo e Deliveroo è una scelta che non abbiamo fatto. Abbiamo invece investito su una nostra piattaforma, per cui direttamente dal nostro sito puoi ordinare tutto il takeaway, crearti i tuoi cestini, picnic nei luoghi in cui sei, nei parchi. Cioè il cliente da casa direttamente si preparava il proprio cestino, arrivava nel punto vendita e lo portava via. Per quanto riguarda il delivery a casa, non sono particolarmente un amante del cibo che arriva nelle scatoline, un po' freddo, un po' sgonfio, per cui sono d'accordo con gli interventi precedenti che il delivery va veramente pensato con un prodotto che deve arrivare al cliente finale perfetto, altrimenti è meglio non farlo. E abbiamo pensato di creare Vivi at Home, cioè è una linea di prodotti che ci rappresenta, che sono in qualche modo sapori dal mondo, li abbiamo chiamati, cioè etnici per quello che ci piace, cioè il viaggio è sempre parte del nostro menù. Questi sono tutti prodotti cotti a bassa temperatura, sotto vuoto, con dei tutorial dove io spiego al cliente le due semplicissime manovre che devono fare a casa, sentiti chef a casa, per cui loro in qualche modo, ovviamente non è un delivery adatto al pranzo davanti al computer, è un delivery un pochino più sofisticato da cinque persone a casa, però che vogliono mangiare dei piatti che sono complicati da fare, che richiedono decine di spezie, che richiedono marinature particolari, e l'abbiamo lanciato da un mesetto, sta andando molto bene. Da questa esperienza quello che
posso raccontarvi e a chi ci sta seguendo è quello di sempre tenere le scatole aperte. Se uno si chiude troppo nella paura, nella difficoltà, non ti si aprono poi queste porte. Invece noi con questa esperienza del Sapori del Mondo a casa stiamo esplorando tutto il discorso di supermercati e vendita nei negozi specializzati, a cui io non avevo mai pensato prima. Invece Sapori del Mondo entrerà in grandi, insomma, delicatessen molto d'élite a Roma, per cui invece di ordinartelo, mentre fai la spesa e compri il tuo etto di prosciutto, vedi il pollo tandoori e dici sei incuriosito e te lo compri. Questo è un nuovo settore a cui Vivi non aveva mai neanche pensato. Per cui, diciamo, tenere queste porte aperte e avanti con gli investimenti. Noi abbiamo rifatto anche i locali nei mesi, insomma, di chiusura, abbiamo rimodernizzato. Bisogna andare avanti, ci vuole tanto coraggio e noi non abbiamo avuto decreto il secondo, questo di quest'anno, perché purtroppo o non purtroppo, con l'apertura delle serre il nostro fatturato è aumentato, però con un locale che non esisteva e di conseguenza non abbiamo raggiunto quel famoso 30%, sì, pur avendo perso il 50% di fatturato, diciamo. Se ti può consolare, Daniela, se ti può consolare, ti devo dire che addirittura se la tua azienda avesse avuto un appartamento, un immobile, no? E un cespite, e lo avesse venduto, questo avrebbe impattato sul fatturato e quindi uno magari avrebbe vende l'immobile per poter mandare avanti la baracca. Questo immobile fa crescere il fatturato e non prende i ristori. Quindi questo è un paradosso veramente grande. Allora, se posso, credo che tu abbia finito, no? Sì. Ecco, se posso in conclusione dire le due o tre cose che tu hai, così vorrei segnalare, sottolineare. Tu hai parlato, ecco, ti ringrazio per questo, perché questa parola non era mai uscita in questa oretta e mezza quasi, la parola formazione, capitale umano, credo che vada messa al centro di ogni ipotesi di resilienza. Queste aziende, soprattutto le aziende di ristorazione, così diciamo tradizionali, uso la parola tradizionali tra virgolette, non in senso dispregiativo naturalmente, ma per far capire che stiamo parlando della ristorazione, quella nostra, sono aziende fondate sulle persone e quindi è importante che il capitale umano sia un capitale valido. Hai messo al centro il tema del green, sottolineando il tuo impegno anche ad andare oltre con la certificazione B Corp, il discorso del senso di comunità, cioè il ristorante non è solo un luogo dove si mangia, è qualcosa in più, è qualcosa che fa parte della vita in senso lato. Ecco, tutte queste cose secondo me sono altri elementi su cui ragionare. La formazione, non bisogna mai smettere di investire in formazione, c'è questo grande trend del green e soprattutto del cibo come fonte di salute e benessere. Questo elemento del cibo come fonte di salute e benessere, e direi anche di sicurezza a maggior ragione adesso, va valorizzato al massimo. Quindi è un altro trend forte che ci potrà dare risultati interessanti. Andiamo a chiudere dando la parola a Dario Laurenzi della Laurenzi Consulting, ma io lo ricordo quando lui, da giovane direttore di un ristorante romano chiamato Gusto, che fu una novità nel panorama della ristorazione romana, c'era un concept completamente nuovo, quindi è uno che ha inventato nuovi modelli di ristorazione, nuovi format, adesso sta dando supporto, ma proprio facendo leva sulle sue competenze e conoscenze a tante aziende di ristorazione, e qui però ecco è in veste proprio di esperto, e direi a Dario se lui come vede lui il futuro
di questa ristorazione, della nostra ristorazione nel post pandemia, ma diciamo ancora nel pandemia in progress, perché la pandemia non è finita. Grazie, allora, Dario. Buonasera a tutti. Approfitto infatti perché faccio la chiusura, no? Nel senso che poi essere l'ultimo di un gruppo di persone così interessanti e così variegate fra di loro mi dà anche l'occasione per fare un po' una chiosa di chiusura a me. Per cui, innanzitutto, tutte storie molto belle e interessanti. Tutte storie che danno tantissimi spunti per tutti quelli che erano collegati e stavano cercando spunti per capire punti di partenza, di ripartenza, anche di rinnovarsi, di rimettere sul mercato. Credo che erano tre belle storie. Parlo delle aziende, chiaramente. Queste tre storie avevano in comune una cosa molto importante, che per chi non l'avesse capito è uno dei dogmi del futuro: identità. Avere delle identità molto chiare. Non si possono aprire delle attività commerciali nell'ambito food sparando un colpo a destra e a sinistra, sperando di cogliere un mercato e dei clienti. Bisogna avere delle identità molto chiare, e Bibi ha un'identità molto forte, la conosco e la frequento, essendo uno che abita dietro Villa Panfili, ho la fortuna di essere un mio posto dove vado spesso. Daniele, col suo casa Manfredi, è un posto che ha puntato tutto quanto sul prodotto, la qualità e la familiarità nella gestione degli spazi e delle cose. Pescaria è un progetto, a mio avviso, pazzesco, perché è un progetto che ha sdoganato il mondo del pesce e l'ha reso più alla portata di tutti quanti, con un successo molto grande a Milano, anche a Roma, in una zona per niente scontata di successo. Per cui tre bellissime storie che ci insegnano che l'identità è molto importante, che sapersi comunicare, sapersi raccontare è molto importante, che il digitale fa parte del nostro futuro e via dicendo. Farei un passo indietro, perché a mio avviso, so di essere impopolare in quello che sto per dire, però a mio avviso nel nostro piccolo di questo ambiente, della ristorazione, perché in un modo o in altri mondi, la pandemia può essere un colpo di fortuna. Perché può essere un colpo di fortuna? Lo dico perché ho 55 anni, non ho più capelli, faccio questo mestiere da tantissimi anni e insomma in Italia c'erano tantissime bolle ristorative. C'era tantissima ristorazione aperta in maniera anche un po' casuale, un po' improvvisata. Però vedevano il cassetto con un cash flow che girava e bene o male avevano la percezione di avere delle aziende che funzionavano bene e che erano sane. La pandemia è stata una grandissima palestra per tutti i ristoratori, perché veramente li ha messi nelle condizioni di essere molto molto bravi a sapere gestire una serie di difficoltà che sono nate. E non vi nascondo che molte aziende hanno scoperto che il personale doveva essere tarato in maniera migliore, molte aziende hanno scoperto che il loro prodotto forse poteva essere fatto meglio. Sono sicuro che tutte quante le aziende che lavoravano nel centro storico e che in questi anni hanno dedicato attenzione soltanto al turista, a quello da chiappo veloce, sono sicuro che hanno capito che probabilmente la città forse meritava un po' più di attenzione, un po' più di interesse verso prodotti dedicati anche a noi romani, milanesi, veneziani, napoletani o quel che sia. Per cui il controllo di gestione, l'analisi del prodotto, l'analisi del servizio, diceva molto bene prima Daniela, la formazione, i ragazzi, sono loro le persone che ci rappresentano, no? Alla fine possiamo fare il menù più fantastico di questo mondo e inventarci il miglior prodotto di questo mondo, ma se poi non c'è un ragazzo che lo sa portare con un sorriso, ma che sa anche rispondere se all'interno ma il glutine, l'aglio, la cipolla, no, devo andare a chiedere, oppure no, aspetti, non lo so, oppure informazioni sbagliate. Per cui credo che questa situazione è veramente brutta e che mi auguro tanto che dal 26 aprile ci sia il primo punto di ripartenza per poi trovarci magari tra settembre e ottobre a essere proprio sereni e tranquilli e a lavorare come era prima. Spero, mi auguro, e io credo, sono abbastanza fiducioso, che invece sia stata una grande lezione, no? Cioè, ci ha insegnato molte cose, ci ha insegnato che bisogna avere il costo di gestione, ci ha insegnato a saper fare l'off-on, che sembra una cosa banale, ma non è per niente facile. E oggi l'abbiamo tutti quanti imparato bene, è un punto in più nel nostro modo di fare ristorazione. Ci ha insegnato che la comunicazione non è un appendice, ah sì, poi facciamo anche la comunicazione. No, oggi le aziende del futuro, del presente, dell'oggi, debbono essere comunicate e debbono comunicare quella loro identità che abbiamo sentito molto ben raccontata da questi tre professionisti. Ci ha insegnato che il delivery non può essere un'occasione, non può essere poi faccio anche il delivery così magari facciamo un 5% più di fatturato. No, il delivery va pensato, va studiato, non tutti i prodotti sono deliverabili, cioè va detta questa cosa, non è che tutto delivery, no.
sono prodotti che nascono. E le aziende dell'oggi, che nascono oggi, cominciano già, e io lo vedo sui progetti che stiamo facendo in questo momento, cominciano già a pensare: questa è la mia linea delivery, questa è la mia linea che io studio, perché non voglio dire e poi posso anche consegnare. No, io lo faccio o non lo faccio, ma se lo faccio, lo faccio in una maniera fatta molto bene, un packaging adatto, per cui primo, un sistema comunicativo adatto a raccontare che faccio questa cosa, e poi terza cosa, un prodotto che quando arriva non può essere 100% d'accordo, ma che si avvicini molto a quel 100%, e non che sia un compromesso. Sono molto d'accordo sul concetto del tempo libero. Noi ci stiamo molto lavorando su questo, perché io credo che lo smart working porterà qualità nella vita delle persone. E se lo smart working porterà qualità nella vita delle persone, automaticamente porterà qualità nei nostri locali. Automaticamente posti come, ad esempio, le Serre, che è un posto che io ho cominciato a frequentare qualche mese, perché prima non c'era, per cui non potevo andarci, è un posto che va proprio nella direzione di quella, no? Della qualità della vita, no? Un posto piacevole, molto accogliente. Anche da Daniele, no? Sei in pieno Aventino, uno dei quartieri più belli di Roma, sedersi lì e prendere un buon prodotto è piacevole. Per fare questo dobbiamo avere del tempo. Lo smart working permetterà questo. Io sono d'accordo con chi, forse era Pasquale De Felice, che parlava forse di maggiori viaggi, maggiori movimenti, spostamenti, ma nella cura del se stesso, della propria persona. Sono molto d'accordo su questa visione qua. E per cui di conseguenza questo mi dà un altro punto per pensare in positivo sul domani. Per cui ripartiremo sicuramente, Luciano, partiremo in maniera un po' dopata. Ci sarà una ripartenza, sarà come aprire i cancelli. Avremo un assalto all'arma bianca ai locali. Molti locali, lo dico a voi a titolo FIPE, tuttora oggi, stamattina, ho fatto 4 clienti che sono andato a trovare, mi chiedono se riapre o non si riapre, pranzo, cena, dentro o fuori. C'è molto caos, non hanno ben capito. Neanche io l'ho capito, onestamente, se si apre a pranzo o cena. Ci sarebbe bisogno un po' di chiarezza, perché il 26, dopodomani, bisogna fare la spesa, bisogna fare le produzioni, bisogna fare i turni, bisogna chiamare il personale, ci sono un sacco di cose che non è uno scocchio di dita e si apre il locale. E nulla, io sono un ottimista. Dario, due cose. Allora, la prima sul discorso dell'apertura, devo dire che qui certezze non le ha nessuno. Noi al momento sappiamo che lunedì 26 si apre a pranzo e a cena all'aperto. Sappiamo che c'è una battaglia in corso, di cui anche noi siamo convinti, diciamo, sostenitori, per fare in modo che si possa riaprire anche al chiuso, sebbene con protocolli di sicurezza rafforzati, perché su questo nessuno molla. Ma devo dire che da questo punto di vista siamo anche a questo punto favorevoli, purché si apra. Non è scontato che si riapra il 26 anche al chiuso. Probabilmente bisogna aspettare ancora metà del mese prossimo, però ci stiamo provando in tutti i modi. Luciano, perdonami, intanto, ma c'è lunedì c'è un comunicato su questa cosa del 26, la cosa che io da Comune Mortale non ho capito. C'è un comunicato ufficiale? No, allora c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio fatta in conferenza stampa, che è sicura, insomma, sull'apertura. Adesso bisogna guardare i dettagli di questa apertura, e domani, se non sbaglio, domani c'è il Consiglio dei Ministri che dovrà decidere sul nuovo provvedimento, in cui ci sarà scritto tutto. Oggi sappiamo che in questo momento, anzi fra mezz'ora, si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico per definire tutte le aperture dal punto di vista dei protocolli, non dal punto di vista dei giorni, ma solo i protocolli di sicurezza, e le regioni hanno incontrato il governo nel pomeriggio anche qui per definire le riaperture. Sappiamo che le regioni hanno fatto una proposta che noi abbiamo sostenuto e in qualche modo abbiamo portato, che è quella di far riaprire anche al chiuso. Vediamo se riescono a spuntarla. Ci stiamo provando, ma non è scontato. Però intanto guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, e poi c'è anche quello mezzo vuoto. Lunedì si potrà andare al ristorante anche a cena.
ahimè, lo dico per quei ristoratori che non hanno spazi all'aperto, solo nei ristoranti che hanno spazi all'aperto, al 99, al 100%. Questo non sappiamo se si potrà andare anche al chiuso, ma temo di no. Da lunedì 26. Luciano, se posso, sì. Ti volevo dire, oggi ho sentito l'intervista del vice ministro alla salute, non mi ricordo il nome. Sileri. Sì, che auspicava l'allungamento, il protrarsi dell'orario. Lui dice: io sarei d'accordo delle 23 o 24. Nei tavoli, esatto, all'aperto, speriamo, siamo tutti, perché la, esatto, cena in quel modo sarebbe veramente vera. Comunque adesso, Daniela, il punto vero è che se si riapre non si può tornare indietro. Questo è l'obiettivo, quello, di tutti. Quindi invitate tutti i vostri colleghi e tutti i clienti ad essere responsabili non solo al ristorante, ma anche fuori, se avete questa, diciamo, confidenza con i clienti, perché noi non possiamo tornare indietro. Se si apre bisogna andare soltanto in una direzione, che è quella di riaprire tutto e non fare poi due passi indietro di nuovo. Allora, detto questo, lunedì andiamo tutti al ristorante dove si può andare, e andiamo ovviamente dopo una cena, dopo 5 mesi ce la siamo meditata tutti, penso. Ci sarà una corsa per andare al ristorante, sono convinto di questo. Lo abbiamo visto, come diceva Stefano, nel Regno Unito, lo abbiamo visto in Australia, in Israele. Devo dire soltanto una cosa, rubo 30 secondi ancora, perché ci sono tante domande che sono arrivate attraverso la chat. Non siamo in grado di dare purtroppo la voce perché è già 1:30. Noi risponderemo a tutte le domande, che quelli che ci hanno fatto i complimenti li ringraziamo da subito, quelli che ci pongono dei quesiti cercheremo di rispondere, adesso le raccogliamo tutte, e se ci sono, come penso, domande che pongono dei quesiti cercheremo di rispondere. Intanto io ringrazio tutti, quelli in primis che hanno seguito con pazienza per 1:30 questo incontro. Spero che ci sia stato qualche spunto di riflessione. Non abbiamo l'ambizione di risolvere i problemi delle aziende, ma sicuramente abbiamo la voglia di far porre qualche domanda, qualche riflessione. Ringrazio e vado dal primo all'ultimo, da Stefano Marini, Pasquale De Felice, Domingo Iudice, Daniele Antonelli, Daniela Gazzini, Dario Laurenzi e naturalmente anche la nostra Giulia Erba. Non ho dimenticato nessuno, grazie ancora da parte mia e da parte di FIPE, e ovviamente ringrazio, non lo vedete, Marco Morandotti, che è qui e che è sempre alle prese con la piattaforma. Stamattina abbiamo corso il rischio che Zoom si fosse impiantata a livello globale, pensate, non a livello FIPE, ma c'era un problema nel mondo sulla piattaforma Zoom. Qui alla fine però si è sbloccata, ce l'abbiamo fatta. Anche questo è di buon auspicio. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ciao.